Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo dei quattro colpi che un batterista ha a disposizione quando suona, dei quattro colpi fondamentali che un batterista deve sapere e deve studiare. Quindi, che cosa sono questi quattro colpi? Perché tanti potranno dire, ma cosa vuol dire quattro tipi di colpi? Io posso suonare forte, piano, pianissimo, medio, eccetera. E invece no, non è una questione di dinamica, perché dinamiche ne esistono migliaia di tipi di colpi. Se partiamo da suonare da tanto così dalla pelle e arriviamo a suonare fortissimo con rimshot, lì in mezzo ce ne sono veramente tanti di tipi di colpi. Ma oggi con questi quattro tipi di colpi che vi dirò, vi voglio parlare dell'importanza del colpo stesso, ma non solo, anche della preparazione del colpo seguente. Cosa vuol dire? Andiamo sul pad e vi spiego tutto. Praticamente questo è il gesto solito che faccio sempre. Allora, partiamo dal primo colpo. Il primo colpo, che fa parte del free stroke, la tecnica che vi ho già fatto vedere in un altro video che vi lascio qui. Il full stroke praticamente è un colpo, è un accento, diciamo, è un colpo che parte da alto in questa posizione, diamo un colpo e torniamo su in questo modo, diamo un colpo forte e poi torniamo di nuovo nella stessa posizione di prima. Poi questo ovviamente vale per il full stroke, l'half stroke, il low stroke, eccetera eccetera. Ma in pratica nel full stroke che cosa succede? Dopo aver dato il colpo, come vi ho fatto vedere, la bacchetta torna su. Quindi che cosa succede? Il prossimo colpo che daremo non potrà essere un colpo piano, potrà essere solamente un colpo forte. Perché? Perché se devo dare un colpo forte partendo da questa posizione della bacchetta è un problema, perché come faccio a dare un colpo da così in alto? Quindi l'unica possibilità che ho sarà quella di fare un altro accento. Io potrò fare un altro full stroke, quindi tornare così e quindi continuare a fare dei full stroke e fare degli accenti. Oppure posso anche decidere dopo l'accento di fare una ghost, cioè un colpo piano. Però attenzione, vi ho detto, se io cerco di fare un colpo piano partendo da questa posizione è troppo difficile. Per riuscire a fare una ghost note dopo un accento devo ricorrere a un altro tipo di colpo, che è il downstroke. Il downstroke che cos'è? Il downstroke praticamente suona uguale identico a un full stroke, quindi suona come un accento. Ma se nel full stroke io do l'accento e torno su, nel downstroke io do l'accento e poi rimango giù, non tiro la bacchetta su come nel full stroke, ma rimango vicino al pad, vicino alla pelle. Quindi downstroke è sempre un accento, ma rimango giù con la bacchetta. Questo significa che per fare le ghost sarà molto più conveniente, perché adesso, essendo rimasto giù con la bacchetta, cioè vicino al pad o alla pelle, ho la possibilità di fare le mie ghost. Quindi il downstroke è un colpo, un accento che serve per prepararsi a fare le ghost. Ad esempio, se noi pensiamo a quando facciamo un ritmo sul set, cosa facciamo? Noi sul rullante con la mano sinistra o con la mano destra dei sette mancini facciamo sul backbeat solitamente dei downstroke, perché colpiamo il rullante quando facciamo un ritmo e poi rimaniamo giù per fare delle ghost. Quindi nel momento in cui io ho la bacchetta giù e suono delle ghost, ho la possibilità di fare due colpi. O faccio il colpo tap, che è praticamente un colpo piano e basta, praticamente è la ghost. Il tap significa parto da basso, in pratica con la bacchetta, e rimango basso. Questo si chiama tap. Le ghost note sono tap praticamente, quindi questi sono tutti tap. Ricapitoliamo un attimo: full stroke, accento e poi torni su per un altro accento, downstroke, accento, ma ci prepariamo per fare una ghost, quindi rimaniamo giù. Tap invece siamo giù e rimaniamo giù. L'ultimo tipo di colpo che abbiamo è l'upstroke. L'upstroke cos'è? Praticamente nel momento in cui siamo giù con la bacchetta ma dobbiamo fare una ghost e poi tornare su, ad esempio se torniamo al ritmo di prima, facciamo l'ultima ghost e poi abbiamo di nuovo il backbeat, cioè il colpo forte di rullante. Quell'ultima ghost, se noi la facciamo e la facciamo come tap, quindi suoniamo e poi rimaniamo lì, dobbiamo rialzare il polso poi per suonare forte. Invece l'upstroke cosa significa? Significa che do il colpo piano ma poi torno su con il polso. Quindi appena dato il colpo piano, torno su con il polso e mi preparo già per l'accento in pratica. Essendo in questa posizione io sono già pronto per suonare il mio accento. Poi ovviamente il mio accento potrà essere, come detto prima, un full stroke oppure un downstroke. Ricordatevi che se noi parliamo ad esempio di downstroke, perché ogni tanto sento questa cosa, se noi parliamo di downstroke, il downstroke non è sia il colpo forte sia il colpo piano dato dopo, non è questo. Questi sono due colpi, questo sarà un downstroke più un tap. Perché un tap? Perché do un colpo piano e rimango giù per dare un altro colpo piano. Quindi il consiglio che vi do è: prima capite bene come funzionano tutti i colpi, poi provate a mettere questi colpi insieme. Ad esempio, se io voglio fare downstroke, tap, tap, sarà downstroke, tap, tap. Se io voglio fare downstroke, tap, upstroke, sarà downstroke, tap, upstroke.
torno su, perché l'upstroke dopo aver dato il colpo piano torno su. Ovviamente nel momento in cui andate a suonare, adesso non è che dovete pensare cosa sto facendo, sto facendo un upstroke, un downstroke, eccetera eccetera, no, però questo vi può aiutare a capire come preparare il colpo successivo. Questa cosa sembra una cavolata, il fatto di preparare i colpi successivi, ma nel momento in cui suoniamo lentamente nessun problema, noi abbiamo tutto il tempo del mondo di preparare tutto quello che vogliamo, però più andiamo veloce più questo tempo si restringe, quindi non abbiamo più tempo di sbagliare o di non preparare i colpi, quindi dobbiamo preparare il colpo che daremo prima. Questa è una cosa veramente molto 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 importante. Se non vi abituate a fare questa cosa, arriverete a una certa velocità e poi non riuscirete più ad andare avanti. Perché? Perché avrete troppe cose da mettere a posto. Invece cercate di mettere bene a posto tutti i colpi subito. Suonate piano e capite bene che colpi state suonando, eccetera. Quando andrete su di velocità, questa cosa l'avrete già acquisita, quindi sarete già abituati a preparare i colpi successivi e sarete a posto, riuscirete ad andare molto più veloci in molto meno tempo. Io con questo finisco qui, spero vi sia stato utile questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook, di cliccare la campanellina qui sotto per attivare le notifiche tutte le volte che esce un mio video. Vi ricordo che i video da adesso, anche se sono stato un pochettino assente, tornano a essere martedì e sabato, sempre due video a settimana. Potrebbe al massimo uscire ancora il video prossimo il mercoledì e non il martedì, ma comunque due video a settimana lo stesso. Basta, ci vediamo al prossimo video. Ciao!